insieme ad altri legumi e alla soia e al tofu affumicato, mi permettono poi di fare questi muffin salati che mi servono come snack quando sono in giro, perché così basta panini. Ah, ci sono anche delle cose molto strane, le alghe. Ho imparato a scoprirle, a conoscerle durante un seminario che ho fatto in Corea. La cosa straordinaria è che sono nutrienti e hanno un sacco di proprietà straordinarie. Da allora mangio le alghe. Cosa pensi mentre suoni in concerto? Il problema è che a volte penso troppo. Cosa distingue il tuo strumento da altri e perché l'hai scelto? Non l'ho scelto, è capitato assolutamente per caso. Come ti vedi tra 5 anni? O vivo o morto. Come vedi l'Italia tra 5 anni? C'è un'altra domanda? C'è un privilegio nell'essere musicista? Sì, grandissimo. Immaginando di non poter suonare, che mestiere faresti? Forse giornalista. Cosa fai se sbagli durante un concerto? Mi capita in tutti i concerti. Cosa credi che piaccia di te alle persone? Spero almeno qualcosa. Cosa invece le mette in difficoltà? Talvolta dicono che sono snob. Quali doti deve avere un bravo musicista? Soprattutto l'intelligenza. Se fossi una città, che città saresti? Torino. Se fossi un piatto, che piatto saresti? La cassata siciliana. Tra i grandi della storia della musica, chi vorresti essere? Adoro Brahms e Debussy, ma non è che possa lontanamente pensare di poter essere loro. Il talento che vorresti avere? Mi accontento di quelli che ho. Secondo te, perché abbiamo dedicato una puntata proprio a te? Ma forse perché mi viene riconosciuto di aver sempre fatto delle scelte molto personali.